la prova di maturità vado a superare a pieni voti. Sì, diciamo che questa era una partita come le altre, forse più sentita dall'esterno che dall'interno. Era uno scontro diretto, tra virgolette, perché siamo alla settima giornata, quindi non è che si può parlare di scontro diretto, però abbiamo vinto, abbiamo portato a 7 vittorie consecutive, siamo contenti, soprattutto dopo le dichiarazioni che avevamo fatto durante la settimana di venire qui a Padova, sembrava fare una passeggiata, non sarà così per nessuno. Abbiamo dimostrato fino ad oggi che è difficile vincere contro questo Padova e lo sarà per lungo, credo. Ecco, poi l'entusiasmo genera altro entusiasmo, sulle ali di questo entusiasmo si può fare davvero tanto. Sì, noi abbiamo tanto entusiasmo ma abbiamo anche i piedi per terra. Sappiamo, conosciamo la nostra forza e lavoriamo settimanalmente per portare appunto migliorie sempre di più a questo gruppo che si sta dimostrando formidabile. E niente, noi andiamo avanti settimana per arrivare prima possibile all'obiettivo che tutti sperano. Ecco, sarebbe la tua ottava meraviglia, no? Sì, l'ottava meraviglia, poi qui a Padova sarebbe ancora più bella sicuramente. Abbiamo visto oggi il pubblico che c'era, immagino il giorno dei festeggiamenti che numeri potrebbero essere, quindi spero che la squadra possa continuare su questi livelli e poi ci sarà solo da divertirsi. Ecco, cosa sei fatto tu, che è successo? Ma è una botta, sì, una botta sul quadricipite che ha permesso di continuare gli ultimi 10 minuti della partita. Preferito chiedere la sostituzione perché non riuscivo più a correre, quindi è meglio così, poi alla fine andava bene, siamo contenti. No, anche perché c'era da correre, Belluno stava un po' rimettendo un po' di orgoglio lì davanti, insomma c'era un po' Sì, diciamo che gli ultimi 10 minuti forse ci siamo schiacciati un pochino troppo, dando loro la possibilità di allargare il gioco, è quello che loro preferivano. Cosa che invece al primo tempo noi abbiamo dato modo e loro sì, ci hanno dato questa cosa d'orgoglio, ma senza mai pensare più di tanto la guardia. Abbiamo fatto penso una partita perfetta dal punto di vista difensivo, forse qualche errore di troppo in fase di impostazione nel secondo tempo, però penso sia una cosa normale. Grazie. Grazie a voi.